La passeggiata di Pescara Sud, recentemente valorizzata dai lavori sulla riqualificazione del verde e dalla costruzione del ponte sul mare, sembrerebbe versare in uno stato di totale abbandono. È la protesta pensata dal consigliere di circoscrizione del PD Daniele Carfagna e dall'avvocato Antonio Blasioli, ex assessore comunale. Beh, posso solo dire che ci avviciniamo a quasi 100 giorni di amministrazione, ma giornalmente ho solo lamentele da parte di cittadini. Oggi siamo qui con un gruppo di persone volenterose e volontarie per mettere mano un po' alla situazione di Pescara Sud. Non è che pretendiamo di risolvere il problema, ma è un'iniziativa simbolica per dimostrare, insomma, l'incuria e l'abbandono di questa amministrazione nei confronti della piccola manutenzione della città e soprattutto di Pescara Sud riqualificata, che è la passeggiata di Pescara, e che dal 26 di agosto, quando noi abbiamo fatto la segnalazione che l'impianto di irrigazione non funzionava più, non solo non è intervenuta, ma è stata completamente latitante, e qui si può vedere, insomma, le aiuole ormai completamente arse, secche, la sporcizia un po' dappertutto, insomma. La manutenzione, che era il punto principale del loro programma di governo, non mi sembra sia granché riuscita fino ad oggi.